Salve a tutti ragazzi e benvenuti alla seconda parte di questa missione di Mass Effect in cui andremo a incontrare finalmente Tali. Abbiamo già fatto il tambao a diversi get che ci sparravano la strada su questo pianeta Estrom, che nell'altro episodio non ve l'avevo detto. Estrom è un pianeta di cui il sole sta collassando, sta per diventare tutta una supernova. Considerando questo fenomeno, la distanza tra il pianeta e il Sole si sono ridotte e quindi sta bruciando praticamente lo strato di ozono e i raggi UV stanno penetrando l'atmosfera. Per questo motivo, se stiamo al Sole, le corazze si bruciano. Anche perché, come avevo spiegato nel video Codex riguardante il funzionamento delle armi e le navi, le corazze, cioè le barriere cinetiche delle corazze, non sono progettate per sostenere, o meglio, resistere a temperature estreme. Trovate comunque cliccabile in alto per tutte le altre informazioni. Dateci un'occhiata perché è molto interessante. Avevo già recuperato il secondo esplosivo e devo semplicemente tornare indietro, piazzarlo sulla trave. E il fatto è che da qui alla trave ci saranno tanti bei buffoni metallici che ci sbarreranno la strada, quindi sarà un po' tratattatosa la tratta. Passatemi il termine, ragazzi, sono le 10 di mattina. Pianta. Allora, questi bastardosi a sto giro si riparano. No, dai, non posso avere. Vai, ok. Dunque, io ci posso andare di là? Che è? Oh, la carabina Rigar a me non me la spruzzi in faccia. Ho visto una fumacchia viola. No, qua su c'è quello che campera con i razzi. La battaglia all'ultima tenda. No, ok, questo è un brutto punto. Io volevo far fuori quello lì. Ah no, qui non si può salire. Maledictions. Allora, facciamo fuori questo qua su che cecchina con... Vai, morto. O meglio, sciolto per meglio dire. Dove sei? Sento... Ah! Sì! Vai, cominciamo bene, ragazzi. Quello, amici miei, è il tipico esempio di uno splash effect. Un razzo che colpisce il terreno e l'area di impatto colpisce le hitbox circostanti. Facciamo anche un po' di lezione di termodinamica, in cui il calore per entropia e entalpia passa da un corpo freddo a uno caldo e viceversa in un tempo relativo alla loro massa. È bello che le persone che non capiscono niente di sta roba dicono: no, Brex, sei acculturato. No, me la sono appena inventata, quindi no, non siate creduloni. E già che ci siamo, no? Considerando che dobbiamo far fuori questi qua, che vabbè, è una cosa abbastanza noiosa, pallosa, perché sono noiosi e pallosi questi qua, che ti impediscono di andare avanti. Io devo... Oddio, penzola? Ciondola! Ma non è ciondola, proprio! Penzolini! Oh, ma te è rotto però, qua su! Metti fuori la testina, vieni! Oh, te lo do io il razzo, ma supposta però! Ah, lui sta dormendo? Oh! Ok, cambiamo arma perché adesso questi 65 colpi me li voglio mantenere. Ok, questo primo round è stato vinto da me medesimo. Allora, in teoria non dovrebbe esserci nessun altro a contestarmi, almeno da qui fino alla trave. Vedi, mi sta bruciando gli scudi. Eccolo lassù, il sole morente. Ok, e già che ci sono, io devo mettere la seconda carica su questa trave
E quel perfido di un Danilo Perfili mi scrive: Rex, lo sappiamo benissimo che il problema non è quella trave. E poi, riferendosi a ciò che mi aspetta dall'altra parte, mi scrive: io me la sono cavata con un lanciamissile nucleare. Cioè, io mi immagino questa persona che, con un ghigno malefico mentre mi scriveva il commento. Poi vedrete perché. Nonno, kebab, 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 con tutto, salsa piccante, 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 non piccante, ketchup, maionese, patatine. E tutte le volte a dire... Sono edifici Quarian. Allora vivevano qui prima di essere cacciati via. Chi se ne importa? Chiunque abbia deciso di venire qui ci è venuto da solo. Uno sbudellio, Quarian morti da tutte le parti. Allora, fucile Get smontato. Questo è piuttosto buono come fucile d'assalto. Ora rispondiamo a tali, eh. Recupera materiale recuperato, 3000 crediti. Mi era preso un gap temporale perché io mi stavo chiedendo come mai non riuscivo a sbloccare il fucile Krogan, quello, il Claymore. Mi sono dimenticato che in Mass Effect 2 non lo puoi utilizzare, tranne nell'ultima parte del gioco, quando puoi scegliere un'arma bonus in un patacchio delle armi. Soltanto in Mass Effect 3 puoi usarlo liberamente una volta che lo raccogli. Questa cosa me l'ero dimenticata, perché nel 3 io nel multiplayer usavo praticamente solo quello, e quindi mi ricordavo che si poteva equipaggiare tranquillamente. Invece no, nel 2 compare come arma bonus. Però lo posso mettere a Grant. Pistone col pistone e C con C. Cosa mi dai? Sì, ora arrivo a Grant. Ecco, vedi? Grant, accetta. Sono qui. Senti, adesso gli rispondo, perché sennò veramente la continua all'infinito. Non ho neanche il tempo materiale per spiegare due cose in croce. Pronto? C'è qualcuno? Pronto. Sono tutti morti. Tali, sono Shepard. Mi dispiace, qui sono tutti morti. I superstiti devono essere fuggiti. Sapevamo che era una missione suicida. Maledizione. Ma tu cosa ci fai qui, Shepard? Siamo nello spazio Get. Ti voglio nella mia squadra. Troppo diretto. Sono qui per aiutarti. Prima andiamocene da qui. Ne parleremo dopo. Qual è la tua situazione? Carrigan e i pochi soldati rimasti mi hanno fatta entrare nell'osservatorio. Dalla tua posizione devi passare la porta e attraversare il campo. Ho i dati che mi servivano e per ora sono al sicuro. Ma fuori ci sono moltissimi Get. Cosa stai studiando di preciso? Riguarda il sole di questo mondo. Invecchia troppo rapidamente. Ti dirò di più quando ci saranno meno Get che ci sparano addosso. E se chiamassi la Normandy? Non credo servirebbe. Questi edifici sono molto antichi. L'artiglieria pesante ci farebbe crollare tutto addosso. C'è ancora qualcuno al tuo fianco oppure sei da sola? Rigar ha ordinato a una squadra di coprire la mia fuga verso l'osservatorio. Alcuni di loro sono ancora vivi. Li sento sparare contro i Get all'esterno. Pare che qualcuno abbia sigillato la porta per respingere i Get. Il terminale è danneggiato. Puoi aprirla dalla tua parte? Controllo. Sì, posso. Fatto, ora dovrebbe essere aperta. Stai attento, Shepard, e fai il possibile per salvare Rigar. Tra i pochi Quarian che mi stanno simpatici, Rigar è uno di questi. Tralasciando il fatto che è un soldato, mi piace proprio come si pone, come parla, come ragiona, insomma. Perché i Quarian, poi li vedremo più avanti, sono una razza veramente chiusa di mente. Ovviamente hanno i loro trascorsi, il fatto che devono vivere la loro vita dentro le tute perché il loro pianeta è diventato inabitabile per via dell'inquinamento.
e tante belle storie, però poi considerando anche una sorta di macerato razzismo delle altre specie verso i Quaian, perché hanno creato i Geth. Però questo, insomma, non giustifica il fatto che le cose comunque negli anni possano cambiare ed essere continuamente così chiusi di mente non giova a nessuno, a loro in primis. Bestia, questo non mancato. Poi comunque sia, ne faremo un bel discorso approfondito sui Quarian, perché a prescindere dagli sbagli che hanno fatto, io la trovo una razza affascinante. Poi vabbè, se andiamo a vedere, nessuna razza di Mass Effect è una razza santa. Hanno tutti qualcosa alle spalle. Per qualcosa si intende anche qualcosa di veramente moralmente scorretto. Guardate i Salarian, che qualsiasi cosa che vive e respira la ficcano in un laboratorio, ci fanno gli esperimenti sopra, quindi. Comunque, l'unica razza che mi sta veramente a schifo, a parte Geth, l'unica razza che mi sta veramente a schifo sono proprio i Batarian. A parte Bray, il braccio destro di Arya, che lui è forse l'unico Batarian a essere ragionevole, lui mi sta simpatico, anche se è un po' rintronato, però. No, ero dietro il muro. No, così non vale così. Allora, no, io voglio quel drone lì che non me lo mira, sì. Però adesso mi colpisce il muro. Allora, no, niente. Questo, niente, questo. Oh, niente proprio. No! Sì, ma se sono dietro il muro, come fa a colpirmi? Meno male che non fa proprio tantissimo danno, però stunna e dà fastidio. Vedi? No, 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 non dietro, non dietro, dietro. Ok. No, mi sta cagando altre sentinelle lì. No, sì, ciao. Senti, mi sa tanto che dobbiamo far fuori quello grosso. Mancato. Beh, ottimo. No. Non muore! Non c'è versi, non muore! No, cioè, dai, adesso comunque sta diventando surreale, eh? Dove sei? Ah, è un nucleo, Geth! Ecco perché era così duro. Ti ho fatto praticamente il solletico finora. Però questi li senti, eh. Oddio, ci mancavano più le torrette volanti. Non è che adesso fa il giro il bastardone? No, però ci stava pensando. Vieni. No. No, 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 no. Sì, ma qui si generano all'infinito, cioè. Esplode. No! Sì! Ok, adesso facciamo fuori quelli rimasti. Ah, ecco! Fatto fuori il nucleo Geth, gli altri si dissolvono. Cioè. Ucciso l'unità centrale e le altre si autodistruggono. Quindi, ok. Che è? Ne ha avanzato uno? Sì. Dai, questo si va fuori velocemente, ok. Patetico. Io ho come la vaga impressione che dietro questo. Neanche a finire la frase, guarda. Smettila di sparare a me. No, ok. Non esageriamo. Ok.
ottimo. Dai, scudo, scudo, scudo. Esatto. Ah, stavolta rimangono. Te ne restano solo due. La 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 la. Dai, dai, dai. Sì, ma secondo me non è finita, nel senso, è troppo bello. Fammi vedere. Siamo ancora con la torretta che è scomparsa. E anche questa. Vabbè. Meglio così. Direi che possiamo salve statare. Possiamo fare una corsa fino là. Ora, io il fucile dei collettori, questo qua, lo metto via, lo metto a riposo. E lo userò contro il boss della situazione. Passiamo alla cassaforte. 6.000, ok. Eccoci qua. Appena aprirò questa finestra, l'essere, l'entità a cui si riferiva il nostro Danilo Perfili, o come ti chiami, si manifesterà in tutta la sua essenza. Ecco voi. Il camminatore Get, o il colosso Get, ora non ricordo. Mi sa che è il colosso. Il camminatore è un po' più piccolo. Ecco perché ti seguo, Shepard. Per le cose grosse. Eh sì, e come dicevo, allora. Da qui riesco a farlo fuori, vediamo un po'. Perché quei colpi lì che spara fanno malissimo. Potrebbe anche farmi un instant. Ah, sì. Lo colpisco molto male. Non gli faccio quasi niente. No. Ah, è vero, si ripara. No, ho sprecato un sacco di munizioni per nulla. Porco Giuda. È vero, per impedire che si ripari, gli devo andare vicino, così lui avverte la mia presenza e non ha tempo per... Porco Giuda. Capo squadra Cal Rigar, soldato della flotta migrante. Abbiamo parlato via radio prima che arrivasse quella nave. Non ho ancora capito cosa ci fate qui, ma non è il momento di fare domande. Power Ranger rosso. Tali è lì dentro. I Get hanno ucciso il resto della mia squadra e ora stanno cercando di catturarla. Finora ho solo potuto attirare la loro attenzione. Quanti Get ci sono là fuori? I Get sono parecchi, ma il problema è il colosso. Ha un protocollo di riparazione, quindi può richiudersi e aggiustarsi da solo. Quando è chiuso non riesco a colpirlo. Ho provato ad avvicinarmi, ma uno di quei bastardi mi ha aperto un buco nella tuta. La tua tuta è gravemente danneggiata? I sigilli si sono attivati per isolare la contaminazione e sono già imbottito di antibiotici. I Get mi hanno beccato, ma non posso morire per un'infezione nel bel mezzo della battaglia. Sarebbe umiliante. Dobbiamo raggiungere Tali. Qualche idea? Solo uno. Non riesco a muovermi, ma posso ancora premere un grilletto. E ho un lanciarazzi che il sole non ha ancora bruciato. Mentre vi avvicinate, io terrò il colosso occupato e cercherò di disattivare i suoi scudi. Poi toccherà a voi finirlo. Buona fortuna, Rigar. Andiamo a sistemare qualche Get. Killa Selai. Saluta Tali da parte mia. Contatti. Ok, allora, qua ragazzi si fa veramente pesante la faccenda e molto probabilmente starò un po' in silenzio perché starò iper concentrato. Bestioso mi ha destabilizzato la mira al colpo e schianta che devo andare lì, no? Bestia, no, ci ho tentato.
Perché quello era praticamente una bella insalatiera piena di roba da mangiare, quindi sono andati tutti lì. Ora, quello che io non mi ricordo però è che se i get si rigenerano all'infinito o se sono contati, quindi se li faccio fuori, poi dopo mi posso concentrare sul colosso. Allora, qualcuno che si metta qui al riparo, perché sennò non faremo. Non andremo da nessuna parte, altrimenti. Grant, non vedo nulla, bravo. Anche qui. Ah, cuccia! Me lo fate fuori quello lì, per cortesia, eh. No, no, no. Eh sì, attraverso il muro mi colpisce. Porca miseria. Che gli affari lì hanno un effetto d'aria, capito? Quindi anche se ti sei dietro il muro, ti colpiscono ugualmente. E anche se non fanno male, perché ha colpito il muro e non me, però stunna. E stunnando Shepard fa balla, andiamo a comandare, e gli altri mi colpiscono, mi riempiono di legnate. Mi sa tanto che si rigenerano, quindi sarà un bel casino arrivare fino in fondo. Sì, è certo. No, vabbè. No, vabbè, dai. E io. Jack, vieni qua! Forse ce la faccio. No, no, non schiantare adesso. Pessima scelta di tempo. Forse ce la faccio. Scherzavo. Un altro distruttore, Ghetto. Madonna. Ovviamente a terra tutti e due. Sapore di sale, odore di cane. Ma ne rimane solo uno che sta a fare Gangnam Style. Oh, posso save statare? No. Allora, vediamo se riesco a sprintare fin laggiù. Vai.
Allora, qui mi serve aiuto. Vai che ce la stiamo facendo. Ok, ottimo. Allora, dovrei aver ricaricato tutto con le munizioni lì a terra. Grant, non fare l'eroe. Ma è ancora a zero, vedi? Ci sono le munizioni qua, ma se tento di andare a prendere sicuramente ci resto secco, quindi do fondo alle munizioni che ho, ci metterò un po' di tempo, ma... Dai, dai, dai. Dai che ci siamo. Finite! Oh. Un momento, ho chiuso la porta per impedire che entrino altri get. Ecco, così dovrebbe andare. Se non avete capito di quale versione è, siete persone terribili, proprio orribili, puzzate, penzolate e ciondolate. Allora, Tali, te lo rifo io il viso, ma asciate. Oh, nuovo fucile, questo fa male. Maledizione, guarda dove sta. E questo praticamente è il fucile Get, ovviamente migliorato, ma ispirato alle prime versioni di fucili Get, che, come abbiamo appunto spiegato nel video codex delle armi e delle navi, sono stati proprio i Get a inventare la clip termica. C'è un fucile a pompa. Grazie, Shepard. Se non fosse stato per te, non sarei mai uscita viva da questa stanza. Questa missione è stata un disastro totale. Avrei voluto unirmi a te su Freedom Progress, ma non potevo farmi sostituire da qualcuno per un'impresa così rischiosa. No, Regan è morto! Tra i pochi Quarian che mi stanno simpatici, Regan è uno di questi. No, colpa mia perché... Gli ho detto che era un buon piano, invece doveva starsene buono. No, Rigar... Porca miseria. Rigar, non volevo che morisse. Rigar si è sacrificato per permettermi di salvarti. Dannazione. Proprio come temevo. Si è sacrificato per me. Per la missione. Sono l'unica superstite di una squadra di scienziati e soldati. Spero che i dati siano importanti per l'ammiragliato. Qui molti Quarian hanno perso la vita. Ne valeva la pena? Non lo so, Shepard. Non era una mia decisione. L'ammiragliato pensava che le informazioni presenti qui valessero un simile sacrificio. Devo credere che abbiano deciso per il bene della flotta. Non ti ho chiesto cosa pensavano gli ammiragli. Voglio la tua opinione. Qui abbiamo perso molta gente. Alcuni di loro erano miei amici, ma tutti sapevano fare il proprio lavoro. Spero che quei dati siano importanti come dicono. Il prezzo è stato altissimo. In ogni caso, sono felice di averti aiutata. Dopo che avrai consegnato i dati, sarò lieto di averti sulla Normandy. Ho promesso di completare questa missione e l'ho fatto. Posso andarmene insieme a te e inviare i dati alla flotta. Se gli ammiragli hanno qualcosa in contrario, che vadano all'inferno. Ho appena visto morire la mia squadra. Forza, andiamocene da qui. Ok, Tali si è aggiunta al nostro equipaggio. E adesso avremo... un nuovo elemento con cui affrontare le missioni e finalmente nel prossimo episodio andremo a completare la missione dell'Amered con Tali appresso.
Tali Zor, Cerberus ha visionato dei filmati su di te in azione. Vorremmo inserirti nella nostra squadra. La tua esperienza in ambito tecnico sarà molto utile per la nostra missione. Io non ti conosco, ma so che Cerberus ha minacciato la sicurezza della flotta migrante, e questo non mi piace. Sei qui per questo, Tali. Mi servono persone estranee a Cerberus, persone di fiducia. Non ho alcuna responsabilità per ciò che riguarda la flotta migrante, ma posso capirti. Spero che riusciremo a lasciarci tutto questo alle spalle. Pensavo fossi sotto copertura, Shepard, o che volessi addirittura eliminare Cerberus. Se le cose stanno così, ti presterò qualche granata. Ma sono qui solo per... Per te, non... Ma perché sono tagliati i dialoghi, porco Giuda? Ma sono qui solo per te, non per loro. Per me va bene. Puoi analizzare la nave. Per me va... Da pure un'occhiata alla Normandy, già che ci sei. L'abbiamo potenziata un po'. Darò a Tali Zor tutte le autorizzazioni necessarie per accedere ai nostri sistemi. Grazie. Non posso far parte della squadra se non so come funziona la nave. Sono in sala macchine se hai bisogno. Non dimenticare di presentarti a Ida, la nuova intelligenza artificiale della nave. Cioè, anche lei ci rimane. Tra l'altro, ragazzi... una cosa che però ho notato non è stata molto approfondita, considerando che è stato Vrex a parlarci di Tali nel primo Mass Effect, o meglio, che aveva sentito qualcuno possedere delle informazioni su Saren, insomma una storia e l'altra, e che poi con Vrex presso ci diceva dobbiamo trovare questa Aquarian prima che la eliminino, e poi insieme a Vrex e Garrus e Tali ci siamo presentati al presidio della cittadella. Il fatto stesso che questa era la squadra iniziale, che Vrex ha salvato la vita a Tali all'inizio insieme a Shepard eccetera, questa cosa però non viene più riproposta durante il gioco, non viene neanche più accennata. È una cosa che io porto dentro di me e la ritiro fuori mentalmente, no? Mi faccio i miei filmini personali, però mi dispiace questa cosa che... Vabbè. Danni fucile d'assalto, ricerca, miei. Potenziamento corazza, ancora niente. Potenziamento della nave. Potenziamento infermeria, è 50.000 platino. Io ho 23.732. Dovrei... Ah, penetrazione, scudi, fucile d'assalto, mio. Sale. Ok, al momento ho tutto aggiornato. Sentiamo un attimo Mordin se ha qualcosa da dire, poi andiamo a parlare con Tali e concludiamo con l'episodio. Shepard, novità importanti. Hai molti impegni, lo so. Bisogna affrontare i collettori, pianificare attacco. Questione troppo urgente. Appena ricevuto dati, analisi di possibili scenari ancora in corso. Non so da dove cominciare, troppi dati. Ricordi nostra conversazione? Mio lavoro su genofagia modificata? Perché non mi rinfreschi la memoria? Guidato squadra personalmente, creato nuova versione di genofagia, rilasciata su Tuchanka e altre colonie, ristabilizzato popolazione Krogan. Dubito volessi darmi una lezione di storia. Dove vuoi arrivare? Baranco sanguinario catturato, ex membro di mia squadra, Melon. Ultimo avvistamento su Tuchanka. Forse torturato, per dare esempio. Salvataggio di Melon sarebbe favore personale per me. Credi abbiano scoperto che la tua squadra ha aggiornato la genofagia? Non chiaro. Possibile determinare solo su Tuchanka. Andremo su Tuchanka e cercheremo di salvare il tuo collega. Grazie. Mio assistente, mio studente. Voglio sia salvo. Melon, visto ultima volta fuori territorio Urdnot. Forse Sentinelle ha visto Branco Sanguinario. Parla con loro o con capo clan. Allora, praticamente, questa è l'inizio della Loyal di Mordin. Su Tuchanka avremo anche altre cose da fare, come per esempio la Loyal di Grant. Infatti adesso se scendo giù nella stiva, Grant sarà molto agitato e niente, dovremo poi andare su Tuchanka. Però per prima cosa, allora intanto andiamo a parlare con Tali, poi il prossimo episodio, come dicevo, l'Amered, e dopodiché andremo su Tuchanka, così ci togliamo di mezzo la Loyal di Grant e la Loyal di Mordin, che su Tuchanka c'è veramente tanto da dire, e almeno insomma con due o tre episodi su Tuchanka riesco a spiegarvi un bel po' di cose. A parte il fatto che quello che non vi spiego nei video ve li spiego
anzi ve li spieghiamo io e Alexis tramite videocodex. A proposito, fateci sapere se poi queste collaborazioni vi piacciono e se insomma volete che continuiamo, volete vedere altri videocodex, anche se magari l'argomento che volete voi state aspettando un po' per sentirne parlare, tanto prima o poi arriveremo a parlare di tutto. Allora Kenneth, lo sapevi che abbiamo una pazza rannicchiata giù nel ponte secondario? Cosa? Se tocca qualcosa l'ammazzo. Ah, e dalla vita in su indossa soltanto dei tatuaggi. Oh, volevo dire, forse dovrei scendere a darle il benvenuto. Ed è un'assassina. Potrebbe schiacciarti in un attimo coi suoi poteri biotici. E odia tutti i membri di Cerberus. Diamine, ragazza, smettila di divertirti con me. Tali! Uè, Sista, come stai? Shepard, cosa posso fare per te? Hai tempo per parlare un po'? Vieni qua. Non abbiamo avuto molto tempo per parlare durante la battaglia su Estrom, eh? Non riesco ancora a credere che siano tutti morti. Tutto questo per delle stelle che esplodono. Spero che l'ammiragliato abbia davvero bisogno di quei dati. Hai saputo qualcosa sui dati che hai inviato? Difficilmente riceveremo una risposta tanto presto, e non su un canale non protetto. Parlami dell'ammiragliato della flotta. È una delle due principali autorità politiche dei Quarian. Gli ammiragli decidono in materia di sicurezza oppure in casi di emergenza. Inoltre si occupano dei processi penali più gravi, come quelli per tradimento. L'altra autorità politica è il Conclave, formato dai rappresentanti di ogni nave. Da esso dipendono quasi tutte le leggi e le decisioni della flotta. Conclave, da non confondere con l'enclave, sono due cose diverse. Anche loro hanno l'enclave, però non è quello di Fallout, ovviamente. Hai avuto qualche problema a tornare sulla Normandy? Apprezzo la tranquillità, ma mi manca la vecchia guardia. Presley, l'ingegnere Adams e tutti gli altri. È strano sapere che questa nave risponde agli ordini di Cerberus. Siamo sicuri che lavorare per loro sia la cosa migliore. In realtà comando io. Credi davvero che siano loro a comandare Tali? Io non sto lavorando per loro. Anzi, è l'esatto contrario. Quindi hai installato tu tutte le cimici e i rilevatori in ogni angolo della nave. So che hai bisogno di risorse per combattere i collettori, Shepard, ma fai attenzione. Prima o poi ci tradiranno, lo so, ma ci faremo trovare pronti. Mi fa piacere saperlo, Shepard. Farò tutto il possibile per aiutarti. Ora è meglio che torni al lavoro. Mi ha fatto piacere parlare con te. Sì, ma cosa hai fatto in questi 2 anni in cui io ero morto? Comunque, anche la loyal di Tali è una di quelle che personalmente preferisco, anche perché si vede effettivamente per la prima volta la flotta migrante, come è strutturata proprio l'interno. Avremo modo di parlare anche con altri Quarian di un'alta gerarchia militare e vedere loro come ragionano, e che ci sono dei pareri abbastanza discordanti tra le file, tra le alte sfere dei Quarian, e quindi diciamo il governo, anche se regge, ma comunque ci sono parecchie cose che contrastano, cioè parecchie opinioni contrastanti, e le situazioni sono comunque sempre tese, soprattutto quando poi tornano fuori i Geth così di punto in bianco, e loro giustamente, considerando che sono stati loro a crearli, anche se tanti secoli fa, quando poi tornano per fare disseminare morte e distruzione, giustamente si preoccupano e dicono magari le altre specie pensano che siamo stati noi a mandarli. Questa è una delle tante preoccupazioni che hanno i Quarian. Comunque tutto questo lo vedremo prossimamente. Io per il momento vi saluto e vi auguro un buon proseguimento, un buon inizio settimana, dato che lunedì è sempre un inizio tragico per tutti. Ogni lunedì ci becchiamo alle 14:30, salvo imprevisti che poi scrivo sulla pagina, quindi mi raccomando, iscrivetevi anche alla pagina Facebook, che trovate il link in descrizione, e là troverete tutti gli aggiornamenti nel caso ci fosse qualche problema e quindi qualche ritardo. Comunque, detto questo,